partiamo da questa tematica, comunque è una formalità, però è sempre bello probabilmente, no? Sapere, cioè oggi si completa gran parte del percorso, come ti senti? Mi sento come 2 mesi fa, quando detto già avevamo vinto, perché io penso già giovedì andata, sapendo come era la squadra nostra, come era tutti quanti, prima o poi era sicuro al 100% questa salvezza matematica. Non era una cosa che scopro oggi, come lo scopre nessuno lo scopre oggi. Però sicuramente oggi quando sono a matematica ovviamente è una cosa in più. Cioè, noi però oggi probabilmente nei 20 minuti che siete stati in campo noi ci siamo anche un po' divertiti. Può essere un'indicazione per il futuro, questo punto 4-4-2 vedremo ciò per cambiare insieme, da qui a fine campionato, questo si può fare e magari vincere questo percorso. No, beh, oggi ci stava il mio rientro dalla panchina perché stavo subendo 2 mesi di stop, quindi giustamente se la gente si è allenata bene e sempre, quindi era giusto che giocavano loro, pure per rispetto loro, ovviamente il mister queste cose lo sa e ha fatto bene. Dopo è normale che io quando entro cercando di fare il massimo, giustamente perché mi pagano per quello, quindi non faccio quello, ma per me vale per tutti quanti perché è giusto che tu di solito quando entri nella panchina segni, oggi invece hai vestito i panni dell'assist. Sì, dai, però è stato un assist importante, quindi alla fine sono contento lo stesso, anzi la stessa gioia, anzi ancora di più perché ha fatto gol Manolo, quindi che lui insomma è un attaccante che vive per il gol, a differenza mia che non è che mi frega tanto, diciamo. Cioè è bello fa gol, però non è... Lo sai che due ruoli diversi. Non sono gli attaccanti che vivono per il gol e stanno male ma che non lo fanno, quindi è giusto che l'ha fatto lui, sono contento per lui, se lo merita anche perché ha avuto un periodo insomma diciamo tra virgolette difficile, che non ha segnato per un po'. E quindi oggi lui è trovando pure la sua azione, tra virgolette pure un gran gol, sono felicissimo per lui. Senti, come ti immagini Cosenza in prima divisione? Perché sarà un campionato pazzesco. Sicuramente io spero che il prossimo anno ci ritroveremo almeno 3/4 della squadra di quest'anno. Quello è importante perché già quando hai lavorato con un anno con dei ragazzi, già li conosci, diciamo che tra virgolette noi siamo una famiglia perché abbiamo un gruppo dove non abbiamo mai litigato, penso nessuno, anzi mi sembra di una mano. Quindi quando riparti così con qualche innesto diciamo tra virgolette ti trovi meglio, infatti tu vedi molte squadre hanno fatto salti di categoria che la squadra è rimasta dalla Serie D, quando trovi un certo figlio con compagni poco conta insomma la tecnica stati zitto, capisci tu abbiamo l'affiatamento la cosa. Vieni di qua, papà, vieni qua, una di qua e una di qua. No. Infatti volevo dire pure quello. Togliti gli occhiali. Serve a poco perché per esempio, l'hanno fatto, ma io... Come piace se vabbè vota? I ragazzi hanno un pezzo eccezionale, ma di più. Ci sono molto per loro, soprattutto per Federico che penso che sia una cosa più grave di quella di Gianluca. Però dai, diciamo che... Federico è pure un contratto con Siena che lo protegge, almeno quello è stato fortunato, dai. Quindi spero che recuperino molto presto e il prossimo anno restino con noi l'altro anno. Elio, accendi in tribuna, volevi mangiare il mondo, oggi sei entrato e hai cambiato praticamente tutta la partita. Chiedi, se poco prendi schiaffi per colpa che fatto per la colpa tua. No, niente, la tribuna però, insomma, ti fate come un tifoso, insomma, e al gol si è visto che stavo prendendo quegli schiaffi, testimone te. E oggi sono entrato, insomma, e ho dato una mano alla squadra. E al nostro capitano, che ha fatto gol, finalmente. Cosa domandi? Che quadretto? Sì, ma certo, no, lui mi vuole bene, bravo ragazzi. Ah, ora siete messi così vicini, è la coppia che avremo la prima. Noi ce l'abbiamo perché ci siamo divertiti. Abbiamo chiesto al mister, al cappella ieri. No, sai che decidiamo. No, l'importante è che vinciamo, che gioca, non è importante, vabbè, è una cazzata. Una cazzata.
Grazie. Che va, Alex? Ma no, allora, hai segnato il gol promozione sotto la curva sud, la unica cosa in più. Una, come dire, un copione scritto veramente finito. Bella soddisfazione, dai, che devo dire? Purtroppo sapete meglio di me, quest'anno ho sofferto a livello realizzativo, no? Comunque per le partite che ho giocato non è che uno si deve nascondere, non deve dire cose come stanno, ho fatto pochi gol. Però oggi è arrivata una bella soddisfazione che mi ripaga quello che sto facendo in questa settimana, no? Perché comunque stare un mese in panchina, non ti nascondo che ho sofferto tantissimo, no? Però ho cercato sempre di allenarmi bene, di fare il professionista, e penso che questi sono i benefici, no? Penso di aver ripagato sia me stesso che l'allenatore, la squadra, che mi ha dato fiducia oggi. Tu hai fatto una prestazione superlativa, io ti perdo 8 diversi assist, il suo compagno che non sono stati, è un gol molto bello. E questo è un messaggio per tutti, anche per Capellacci, diciamo. Io è ovvio che essendo il capitano pure debba dimostrare forse qualcosa in più rispetto agli altri. E non devo mandare messaggi a nessuno. Chi mi conosce sa che persona sono, sa che quando mi mando in campo do sempre il massimo, non per me stesso ma per il bene della squadra. Lo dimostro il fatto che comunque ho fatto anche tanti assist quest'anno, no? Ho fatto segnare tanti miei compagni, anche oggi avevo fatto fa gol ad Alessandria Chinella. Quindi io penso di allenarmi bene in settimana, già da martedì, e poi penso a fare bene queste ultime 3 partite, queste ultime 4 partite, cercare di fare più gol possibile, perché è ovvio che per come si era messa la stagione, fare un finale dove fai gol quasi tutte le partite, ti riprendi un po' la situazione in mano, dopo che magari, come ti dicevo, a livello realizzativo non era andata benissimo. Puoi riscattarti, diciamo. È normale, sarebbe grave se non volessi riscattarti. Diciamo che questa stagione forse ci riconsegna, alla fine ci riconsegnerà un Mozzaro ancora più maturo rispetto a prima. Sicuramente. Perché la sofferenza fa maturare. Certo, questo è poco ma sicuro. Hai detto una cosa, secondo me, giustissima, perché forse questa situazione di quest'anno un pochino mi ha fatto crescere in alcune cose, perché magari se mi era successo 4-5 anni fa magari ero un po' con la testa così, ero diverso, magari avevo fatto qualche cavolata, se si può dire, no? Però come hai detto tu, secondo me non si smette mai di imparare, e quindi io prendo tutte le cose che mi capitano per metterle, magari quando mi risuccede, dire no, c'è già passato, cerco di non farlo questo errore. E quindi l'anno prossimo è ovvio che se faccio il rush finale come si deve, sarò ancora più, ecco, gasato e carico. L'impressione è che noi probabilmente abbiamo sottovalutato quel gol a Chiesa. Oggi, almeno la maglia numero 9 era indossata da un giocatore in fiducia. Oggi ti riusciva tutto, forse come non ti riusciva il passato, anche il gol. Un complimento però con Pitenato, domani si può correre, non è capito, non ti dico niente. Anche il gol, prima, è stato fatto da un giocatore in fiducia. Eri sicuro di poter fare cose? Più che sicuro, avevo tanta voglia di fare gol, perché come ti ho detto prima ci tenevo, ma non tanto per il fatto del gol promozione, anche per questo, ma per il fatto che comunque volevo dire la mia in queste ultime partite, perché so che lo posso fare benissimo, perché uno, la cosa brutta sarebbe se non crede nelle proprie capacità. Io sono consapevole che posso fare molto ma molto di più di quello che ho fatto quest'anno, quindi per questo sono fiducioso per l'anno, soprattutto per l'anno prossimo, come andranno le cose, perché magari l'attaccante lo tecna, può capitare un'annata che magari non riesci a fare gol nemmeno come a Chieti. Magari è successo che quel portiere, io secondo me ha fatto una parata strepitosa, no? Non l'ho mai vista nemmeno in Serie A, fosse una parata in quel modo su un campo che la palla schizzava.
però ci sono anni che magari tocchi la o momenti, perché magari può cambiare il momento. Su, quest'anno non mi era mai successo di fare due gol uno dietro l'altro, due partite, segnato a Chieto, risegnato oggi. Magari sono momenti che possono cambiare il calcio, così può cambiare da un momento all'altro. Speriamo che in questo periodo è cambiato nel modo giusto, almeno sembra che è così. Sembra ritornando al discorso della maturazione, forse nonostante noi sia un gruppo che spezza molto, però è anche duro, e dà dei messaggi per far crescere i suoi giocatori. L'Accia a volte ha detto delle cosette per stronarsi probabilmente. Oggi invece è venuto qui e ha detto solo cose buone, positive, ha detto che potrai essere importante, che sei importante. Per la fine queste ultime quattro partite sei prezioso per la squadra, insomma. Quindi, guarda, io ti posso dire una cosa, io contro Cappellacci non ho niente, io non è che ho mai detto che Cappellacci non è un allenatore, anche perché non sta a me, è un allenatore perché non mi fa giocare a me, non è bravo. Il mister ha dei modi di vedere che magari per lui sono giusti, per me possono essere meno giusti, ma ci sta, è un modo di vedere, no? Magari il fatto che dice che mi devo allenare sempre, ma se uno, io dico, ho un problema, magari io la penso così, io non, cerco di guarire il problema. Questo è l'unico, secondo me, perché io a Cappellacci sia come persona che come allenatore lo stimo tantissimo, perché è una persona, si vede che è una persona buona, una persona di cuore, uno che è un gran lavoratore, quindi non è che posso parlare, dire il contrario, sarei un bugiardo. Quindi io non ho niente contro Cappellacci, anzi lui mi vede benissimo, mi ha sempre detto, con chi ho parlato, che per lui sono un giocatore fortissimo, un giocatore importante per la squadra, quindi non mi posso lamentare su questo fatto qua. Ti ripeto, è ovvio che quando un giocatore sta in panchina un mese, c'è gente che, ragazzi, è stata in panchina tutto il campionato, allora prendiamo come esempio veramente Orlandi, Carrieri, e chi c'è più? E altri che magari sono andati. Quello è un esempio, quindi secondo me anche questa vittoria, no, va dedicata proprio a loro, che poverini, cioè poverini tra virgolette, perché il nostro lavoro purtroppo potrà capitare pure a me negli anni successivi, però sono stati sempre professionisti, sono allenati sempre bene, è il contributo loro in questa promozione, sta mille per mille. Lo spot per provare a far venire qualcuno al campo magari nelle ultime partite che saranno decisive per mantenere una vittoria al campionato, o essere proprio questo, il capitano che segna sotto la curva di colpo emozione. Si riparte da qui, ti aspetti qualcuno in più nel match finale, o credi che ormai il pubblico sia un po' al suo fatto? Ma sicuramente è strano il pubblico di Cosenza, perché magari al centenario avessi 20.000 persone, 18.000 paganti, quindi, e magari oggi 2.000, 2.500 più o meno, 3.000, dove ti giocavi comunque la promozione. Però io penso che alla fine, se verranno fatte le cose come si deve, l'anno prossimo secondo me noi avremo un pubblico devastante, perché abbiamo delle partite, incontreremo squadre che, insomma, un blasone, no? Sono blasonate, hanno un nome, una storia, quindi soprattutto se giocheremo per stare lì sopra, secondo me avremo veramente tante persone a sempre. Mano, io ti faccio la stessa domanda che faccio a Calderini, però tu sei cosentino, quindi puoi rispondermi in maniera differente. L'anno prossimo sarà una prima divisione dove le partite sentite, il tipo di Cosenza, saranno tantissime. E a parte il Catanzaro, qual è quella che tu vorresti giocare e vincere? A parte il Catanzaro, se rimane il Lecce, il Lecce. A regime. Salernitano. A voi. Comunque, tutto bene, anzi, giocare in prima di Cosenza. Spero. Quanto? Diciamo di sì. Diciamo di sì, dovrebbe essere così. Quando, come potevi giocarci già 4 stagioni fa. Lo so, per questo ti dico. Che differenze ci sono, ecco, tra quel momento ti dico storico che dopo aver passato 3 anni qua a Cosenza. Scusa, andate là, papà. Andate là. Dopo aver passato 3 anni a Cosenza, magari
nei dilettanti dove andare a giocare in campi dopo aver rotto un contratto di Serie B, ecco, non lo so che l'avrebbe fatto al mio posto, non è che voglio essere modesto a dire queste cose, però è così, in un campionato dove magari avevo un contratto in Serie B potevo andare benissimo in prestito in C1, avevo tante richieste, sono venuto qua così perché avevo voglia di ripartire da questa città perché sapevo che c'era un progetto importante, aver fatto tanti sacrifici, aver tirato la carretta per questi anni, adesso arrivare nel calcio veramente che conta, perché l'anno prossimo, diciamo, c'è la verità, non è una Serie C ma è una Serie B, che alla fine con le piazze che ci saranno sarà una Serie B minuscola, però sarà sempre Serie B. E quindi ci tengo tantissimo ad essere protagonista anche l'anno prossimo. Quindi è ovvio, sono sotto contratto, c'è un contratto, quindi penso che lo rispetterò al 1000 per 1000. Non è che farò carte false per andare via, assolutamente. Quindi non ci voglio nemmeno pensare di andare via, perché ci mancassi. Te l'ho detto dopo tutti i sacrifici che ho fatto. Quindi aspetto questo finale di campionato sperando di chiudere nel migliore dei modi. E poi l'anno prossimo, prima ci prendiamo una bella vacanza, perché ce lo meritiamo tutti quanti, e dopo si parlerà di calcio, e di campionato, di coppa. Di... Ma se segni a Catanzaro non esulti, hanno detto perché sei un ex, giusto? Non lo so cosa potrebbe succedere.